la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari incontra gli studenti delle scuole umbre per spiegare lo statuto regionale e il funzionamento della regione. Educazione alla cittadinanza. Si chiama così il progetto del Consiglio regionale attraverso il quale vengono organizzate lezioni confronto con gli studenti sul funzionamento della regione e sui contenuti dello statuto regionale. A far visita alle scuole è la Commissione consiliare speciale per le riforme statutarie e regolamentari, meglio conosciuta come Commissione Statuto. Il presidente Andrea Smacchi. La commissione andrà probabilmente in tutti i comuni dell'Umbria, ci sono tantissime richieste, noi pensiamo che sia quello dell'incontro diretto con i cittadini e soprattutto con le nuove generazioni, con i ragazzi, un momento fondamentale. Noi portiamo la regione, il consiglio regionale, lo statuto tra i ragazzi, cerchiamo di far sì che lo statuto regionale venga conosciuto perché probabilmente nella maggior parte dei casi non lo si conosce la carta costituzionale ma non lo statuto. Fino ad oggi sono stati due gli incontri organizzati fuori da Palazzo Cesaroni, entrambi nel mese di marzo. Il primo all'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di Perugia, l'altro a Foligno con l'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Leonardo da Vinci. Questo è un progetto che stiamo portando avanti dall'anno scorso su cittadinanza e Costituzione. I ragazzi avranno dei contatti, quindi speriamo di avere anche delle audizioni sia a livello regionale, perché è il primo punto di partenza, poi andremo a Roma al Parlamento e poi andremo a Bruxelles e a Strasburgo nel mese di maggio. Vorremmo creare delle commissioni, tra virgolette, facsimili con quelle che ci sono al Consiglio regionale, fare le nostre proposte, portare quindi attività da proporre alla commissione, quella vera, quella ufficiale, e così in questo modo i ragazzi potrebbero veramente rendersi conto di che cosa significa legiferare e gestire tutta un'attività particolare. È stata una iniziativa veramente significativa, grazie alla Regione dell'Umbria che l'ha organizzata, grazie ai componenti delle commissioni che hanno dato spazio e modo ai ragazzi di poter intervenire. C'è stata molta partecipazione, i ragazzi sono stati molto bravi, lo dimostra anche la qualità e la quantità delle domande che sono state rivolte ai consiglieri, e questo dà significato ulteriore all'iniziativa, che è una di quelle che è assolutamente indispensabile per avvicinare i ragazzi, i giovani alle istituzioni, considerato la fase storica di così allentamento rispetto a questa cosa. Gli incontri con gli studenti dei due istituti tecnici hanno vissuto momenti di grande partecipazione, che hanno visto il presidente e i consiglieri componenti la commissione dapprima spiegare il funzionamento della massima istituzione regionale, poi rispondere alle domande degli studenti che spesso hanno sconfinato dal tema specifico dell'incontro, andando a toccare argomenti di grande attualità come quelli etici, sociali e economici, soffermandosi particolarmente sulla precarietà del lavoro e sulla disoccupazione giovanile. È stato bello essere a contatto con comunque politici e persone che noi comunque vediamo molto lontane, oppure alla TV tramite giornale, ma non fisicamente, insomma. Fargli delle domande e essere a contatto è stato interessante. Mi rimane una bella sensazione perché un politico sa rispondere meglio di una professoressa o di qualsiasi altra persona, perché ci vive dentro a queste cose. In classe non si possono apprendere quelle cose che si possono apprendere anche da una riunione come questa, quindi credo che è stata molto importante. La programmazione e il coordinamento degli incontri tra la Commissione Statuto e le scuole umbre è a cura del Servizio Comunicazione del Consiglio regionale.